Bene, direi di cominciare. Cosa dice Andrea? Innanzitutto, buongiorno a tutti, buongiorno Andrea, grazie di partecipare. Siete parecchi, vedo un bel numero di persone collegate. Questo webinar dà inizio a una serie di presentazioni che verranno svolte durante tutto l'anno. Questo è il primo, parliamo di un 2-3 scan e di UDI. Poi ve ne saranno ulteriori successivi durante l'anno, ne faremo circa 2-3, vero Andrea, se riusciamo a farne da qui alla fine dell'anno. Al mese, esatto, in modo tale da poter coprire un pochettino quelle che sono le soluzioni Zebra, che vanno dagli scanner all'RFID, alla parte software e così via. Quindi cercheremo di coprire un pochettino tutti i nostri prodotti, tutte le nostre offerte. Quindi buon lunedì, come vedete già le rotelle cominciano a girare, nel senso che appunto, essendo il primo giorno della settimana, si preannuncia già come una settimana abbastanza piena, abbastanza pesante. Come dicevamo, appunto parleremo di un 2-3 scan, quindi faremo una breve overview di quello che è, come funziona questo tipo di software. Parleremo di UDI, Unique Device Identification, e poi sulla parte di Scanner Configuration Utility. Bene, cominciamo subito, naturalmente ricordandovi quella che è tutta la parte di Data Capture DNA, ossia tutti quei tool, in questo caso gratuiti, perché li troviamo all'interno appunto del nostro DNA, che fanno riferimento alle configurazioni e alle opzioni, alle capacità dei nostri dispositivi, quindi parliamo di dispositivi scanner, quindi terminali lettori di codice a barre cablati o Bluetooth, che siano industriali, che siano standard, che siano healthcare. Parleremo di non di tutto quello che vedete in questa videata, ma parleremo di alcune nuove opzioni, alcuni nuovi setting, nuove proprietà che abbiamo inserito appunto negli lettori di codice barre, non solo nelle versioni healthcare ma anche nelle versioni industriali e standard. Quindi parleremo di block parsing, parleremo di label parse, parleremo di ulteriori attività, quindi ulteriori setting che si possono svolgere e fare su questi dispositivi. Innanzitutto un 2-3 scan. Dispositivo software, diciamo così, quindi software di setting in grado di poter configurare tutti i nostri lettori di codice a barre e anche una parte di RFID, ossia quei dispositivi pensati per poter fare encoding e decoding di UHF tag. Come vedete, partendo da destra, anche il lettore di codice a barre indossabili come l'RS5100, che può essere utilizzato o da Data Wedge, che è all'interno del nostro terminale, che è una specie di un 2-3 scan, un pochettino più limitato, ma è una specie di un 2-3 scan, oppure collegato direttamente al PC con un 2-3 scan configurato all'evenienza, configurato propriamente per poter essere utilizzato sui terminali. Questo vale anche per gli scan engine, anche se non direttamente la parte prevendita si occupa della configurazione di questi scan, andando via via verso le pistole industriali, quelli standard con RFID integrato, l'RFID 8005 e così via, fino ad arrivare all'MP7000. È un software gratuito, come vi dicevo, può essere scaricato direttamente dal nostro sito di supporto, quindi basta che fate www.zebra.com e nella barra di ricerca cercate un 2-3 scan. Molto molto semplice da scaricare, appunto come vi dicevo gratuito, non vi sono licenze di utilizzo né per numero di scanner collegati né per tipologia. Funziona su Windows 10 perché le versioni precedenti sono state dismesse, anche perché anche i sistemi operativi precedenti sono stati dismessi da Microsoft. 2 milioni di download, questo vuol dire che 2 milioni di persone, 2 milioni di tecnici utilizzano questo software, che a mio avviso è molto 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 comodo perché vi dà modo di configurare in un batter d'occhio il vostro scanner, ma di tenere anche una sorta di repository e di agenda di quello che è stato fatto sugli scanner, ossia i vostri clienti, la configurazione e così via può essere salvata direttamente in questo software. Come vi dicevo, appunto, in grado di poter configurare tutta la nostra tipologia di scanner. Come vedete qui ve ne sono veramente tanti, che siano Bluetooth, che siano cordless,
cordless, che siano corded, non c'è nessun tipo di limitazione. La configurazione può essere fatta offline, quindi anche senza scanner collegato, oppure con lo scanner collegato e addirittura andando a vedere quello che vi è all'interno dello scanner. Quindi nel caso vi siete dimenticati come è configurato il lettore del vostro cliente, basta che lo collegate e vi è una particolare opzione che vi dà modo di clonare lo scanner collegato, però lo vedremo successivamente. Quindi quello che andremo a vedere adesso nell'1, 2, 3 scan sono un po' tutte le caratteristiche. Andiamo a vedere la configurazione dello scanner, l'aggiornamento del firmware, vi sono degli autovideos, quindi molto, 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 come si può dire, utilizzabile, che lasciatemi, non mi vengono le parole, quindi molto utilizzabile da parte dei tecnici, ma non solo, poi anche dai clienti finali, ma anche per una configurazione del lettore stesso da remoto. Quali sono i metodi di configurazione dei nostri lettori? Tramite USB, quindi io collego il mio scanner direttamente l'1-2-3-Scan, l'1-2-3-Scan me lo riconosce e automaticamente posso fare una configurazione. Posso inviare una configurazione tramite barcode, quindi creo il mio profilo di configurazione e lo invio direttamente al mio cliente tramite telefono, piuttosto che una mail dove io inserisco il barcode, il solo barcode oppure i molteplici barcode nel caso io debba configurare uno scanner lineare direttamente via mail, oppure collegandoli a una USB hub. Quindi collego il mio USB hub al mio PC, lui riconosce il numero di scanner e automaticamente vengono configurati tutti allo stesso modo con la stessa configurazione. La configurazione, quindi lo scarico dei dati, arriva fino a 10 scanner, non di più, perché altrimenti rischieremo di andare a corrompere le immagini del lettore stesso. Quindi posso fare anche un upgrade di massa fino a 10 scanner. Naturalmente poi il software è in grado di potervi far vedere step by step che cosa sta succedendo sugli scanner e lo stato di aggiornamento. Negli how-to invece vi sono una serie di filmati che vi danno modo di poter capire step by step come fare le configurazioni ad hoc per i vostri lettori. Però questo lo andremo a vedere successivamente nel video. Una reportistica che vi dà modo di vedere quali sono le tipologie di barcode che sono state decodificate con dei tempi più lunghi rispetto agli altri. Questo vuol dire che magari questo barcode del cliente è stato stampato in maniera non corretta, oppure l'etichetta non è alquanto, non è decodificabile. E questo vi dà modo di verificare se tutte le tipologie di barcode che sta usando il cliente sono idoneo per essere scaricate. Può essere fatto anche un inventario. Quindi questo è molto comodo perché nel caso vi sia da fare un'installazione di più scanner, questo vi dà modo di dare al cliente un inventario di serial number e di versioni di firmware degli scanner configurate, e più un validation report dove io posso leggere dei barcode e questi barcode vengono letti con una velocità misurata direttamente dallo scanner stesso nel momento stesso che io opero sul grilletto, in modo tale da darmi una statistica della velocità di decodifica dei barcode utilizzati dal cliente. In più, questo sistema dà modo anche di fare dei test sui barcode che magari sono stati stampati con dei group separator oppure con dei caratteri non stampabili, cosiddetto, per modo tale da andare a vedere se alla fine del barcode il cliente ha inserito un enter piuttosto che un tab, cosa non visibile naturalmente quando vado a utilizzare Word o Notepad, oppure un carattere all'interno che mi fa il classico quadratino o il carattere strano che non riesco a decodificare, in modo tale da poter fare poi una regola per poterlo magari jumpare, per poterlo saltare o rimuovere. Demo live. Non so chi di voi ha mai visto appunto l'1-2-3 scan. Questa è la schermata iniziale del software. È molto molto semplice perché in alto c'è la parte start dove vi fa vedere queste quattro opzioni. Il data view
dove potete vedere lo scanner collegato, in questo caso due lettori collegati. Nel caso abbiate la culla, vi fa vedere sempre la culla e poi il terminale, e per poter agire sulla configurazione dovete agire sulla culla e non sullo scanner. Questo vi dà modo poi di configurarlo. A lato vi sono delle segnaletiche, nel caso non sappiate qual è lo scanner che state configurando, vi dà modo di fare accendere le lucine piuttosto che farlo bippare con dei toni di riconoscimento. Nella parte start, come vi dicevo, vi è una parte di 1-2-3 scan overview, quindi la possibilità di andare a vedere un breve video di circa un minuto, oppure anche gli auto videos, che vi dà modo di vedere come si configurano gli scanner, come creare ad esempio una TF rule, piuttosto che come creare una semplice regola con magari l'ente automatico alla fine della lettura del barcode stesso. Interessante in alto a destra, nella parte barcode, tutta la parte di creazione di barcode che vi serviranno anche e servono anche per il creare un barcode di pairing verso un PC portatile, verso un terminale, piuttosto che un terminale veicolare, piuttosto che un PC portatile e così via. In più vi sono una serie di barcode pensati per fare il set default dello scanner stesso. Il restore default, il set factory default oppure write to custom default. Che cosa servono questi barcode? Il restore default non fa altro che richiamare l'ultima configurazione fatta dallo scanner, quindi non è un factory, che è il secondo barcode. Il set factory default va a caricare le impostazioni di fabbrica Zebra, ossia come è stato creato lo scanner. Quindi lo scanner come è stato creato e come è stato tolto dalla scatola. Quindi Zebra, quando vi consegna lo scanner, ha un suo default, che poi trovate anche nei manuali col pallino di fianco alla dicitura. Leggendo questo barcode, lo scanner prende quella configurazione. Mentre invece il write to custom default è un particolare save dei dati dello scanner sulla configurazione che avete creato voi. Quindi io creo una configurazione sul mio scanner, faccio write to custom default e salvo questa configurazione in una partizione di memoria che può essere richiamata nel momento stesso che io faccio un restore default. Quindi immaginate di dare al vostro cliente uno scanner con una configurazione, il cliente non fa, magari trova su internet un barcode di configurazione, comincia a leggere, poi a un certo punto perde il controllo dello scanner, voi gli mandate il barcode restore default e lui si richiama la configurazione che avete salvato nello scanner, che è differente rispetto al factory default. Quindi questo lo chiudiamo. Poi vi è altri barcode, come ad esempio l'enable 1-2-3 scan over USB, ma questo serve per abilitare gli scanner vecchi che non hanno un firmware idoneo sulla parte 1-2-3 scan, ma ormai sono veramente pochissimo. E poi c'è il Bluetooth barcode, Bluetooth Cradle Pairing barcode, che serve per ricreare il barcode di pairing che trovate sulle nostre culle. E poi molto molto importante sono questi due, che sono il Serial Port Profile oppure il Serial Port Profile Peripheral. Noi normalmente utilizziamo la versione Central, quindi il Serial Port Profile Central, che serve appunto per creare, ad esempio, il barcode di pairing che volete utilizzare sul vostro device. Quindi basta inserire qui in alto, non so se si vede, il Bluetooth MAC address del vostro dispositivo, e configurando il lettore di codice barre con Bluetooth Serial Pro Profile e poi leggendo il barcode creato, inserendo in questo punto, non so, le cifre del MAC address del Bluetooth del device, potrebbe essere una stampante, potrebbe essere anche un PC portatile, un terminale, io ho la sicurezza che il mio lettore di codice barre vada a chiedere il pairing a quel MAC address, in modo tale da creare, lasciatemi dire così, un pairing sicuro e un pairing veloce. Questo viene utilizzato normalmente sull'RS 5100, piuttosto che un lettore di codice barre che deve collegarsi su una stampante. Premetto però una cosa, che una volta configurato questo scanner con Bluetooth Serial Port Profile,
lo scanner viene visto come se fosse appunto un serial port profile. Nel caso io voglia collegarlo come emulazione di tastiera, devo utilizzare la configurazione HID, quindi Human Interface Device, per poterlo utilizzare direttamente dal mio terminale. Nelle preference io ho la possibilità invece qui di andare a configurare la visualizzazione dell'123 scan direttamente sul mio PC, per poterlo configurare ad esempio nel landscape oppure i margini e così via. Questo normalmente non viene utilizzato. Nei tools invece io trovo la possibilità di verificare i data formatting library, quindi io posso andare a vedere tutte le library che io mi sono creato, ossia io posso salvarmi una rule che mi serve magari per altri scanner o per altri dispositivi, posso andarla a richiamare senza dovermi ricordare dove l'avevo salvata e in quale profilo l'avevo salvata. Quindi io qui posso salvarla e andare a vedere il mio repository. Nella parte tools trovo anche un particolare menu che serve per creare la configurazione dei nostri scanner multiottici, quindi l'MP7000. L'MP7000 può essere configurato direttamente dall'123 scan oppure con una particolare chiavetta. Io posso storare in questa chiavetta la configurazione del mio MP7000 e poi scaricarla direttamente sull'MP7000, visto che ha una chiavetta USB posizionata sotto la parte di scanner, quella orizzontale. Bene, andando velocemente a fare un create a new configuration file, il mio software mi chiede subito immediatamente se lo scanner è collegato via USB oppure non è connesso. Quindi io posso configurare uno scanner che è collegato direttamente al mio PC piuttosto che crearne uno virtuale, in modo tale che io possa poi inviare la configurazione direttamente al cliente. Se io clicco My scanner is connected via USB cable, in questo caso io ne ho due collegati al mio PC e posso decidere quale dei due posso andare a configurare. La dicitura di S8178 standard SR model è puramente indicativa, nel senso che potete trovare nelle versioni industriali, magari quelle con le ottiche extended range, la dicitura SR. Non è un problema per quello, perché comunque le configurazioni sono identiche, quindi quello che voi dovete fare riferimento è il seriale e il modello dello scanner stesso. Quindi in questo caso il mio scanner è collegato via USB, mi basta cliccarci sopra e lui mi fa vedere la configurazione che io sto applicando al mio scanner. Non è la configurazione dello scanner in quel momento, ma è quello che vorrei fare io. Quindi nella prima parte a sinistra vi sono le configurazioni di comunicazione. Posso trovare USB, Keyboard Wedge, IBM RS485, oppure posso anche aggiungerne altre, perché che mi possono servire. Questo perché? Perché questo scanner, come altri, riconoscono automaticamente l'interfaccia che vi è collegata dall'altra parte. E quindi se vi è la configurazione o se vi è un setting particolare che fa riferimento a quel cablaggio, a quelle connessioni, lui utilizzerà quel tipo di configurazione in modo tale che sia il più trasparente possibile e quindi che sia utilizzabile indipendentemente dalla configurazione. Mi basta cambiare il cavo, che poi i cavi sono tutti uguali per tutti gli scanner, e abilitando questa interfaccia io vado a utilizzare una particolare configurazione. Normalmente quello che viene utilizzato è l'USB, dove nell'USB vi è la parte di HID Emulation Keyboard oppure una serie di connettività IBM, Snappy, Snappy with Imager, CDC. Ricordo che il CDC è la porta USB, ossia lo scanner USB collegato a un PC che crea una porta COM virtuale. Questo è molto, molto comodo perché alcuni clienti vogliono appunto utilizzare scanner USB direttamente collegati su PC ed emulare una porta COM in modo tale da poter dare dei comandi oppure ricevere direttamente le stringhe lette in Telnet. SSI è il nostro sistema di comunicazione, diciamo così, custom, per poter comandare direttamente lo scanner con dei comandi Zebra, e poi c'è la parte HID POS. Normalmente viene utilizzata HID Keyboard Emulation,
che è quella più utilizzata nella normalità delle configurazioni, quindi il mio scanner collegato via USB alla mia porta USB è utilizzato come input di tastiera. Una serie poi di configurazioni, in questo caso abbiamo usato l'USB HID, e vado direttamente qui a configurare delle opzioni come ad esempio il clock delay, quindi il rallentamento della battitura del carattere, il caps lock nel caso io voglia utilizzare il caps lock abilitato, e poi tutta una serie di configurazioni che non voglio entrare nel dettaglio perché la conoscete meglio di me, quindi queste voci le trovate direttamente nella parte di interfaccia. Nella simbologia io vado a configurare le caratteristiche del barcode, quindi nel caso io posso entrare nelle simbologie 2D e abilitare o disabilitare la tipologia di barcode che voglio decodificare con questo scanner. Ad esempio su questo scanner voglio utilizzare soltanto tipologie lineari, vado a disabilitare tutto quello che è una tipologia 2D e quindi lo faccio direttamente da questo menu. La stessa cosa vale ad esempio per l'UPC EAN, quello più utilizzato, ad esempio le trasformazioni da code 39 a code 32 per quanto riguarda la parte del care e così via. Quindi io posso fare una serie di configurazioni che vanno a riferimento alle tipologie di barcode. Nella parte modify data qui vado invece a configurare quello che è i caratteri, quello che voglio fare nella gestione del barcode stesso, quindi voglio appendere un enter alla fine del barcode, voglio mettere un tab, voglio mettere un altro carattere, lo faccio direttamente da queste tre voci. Se io voglio fare qualcosa di pochettino più complesso, abilito la parte di Advanced Data Format. E questo mi dà modo di fare, ad esempio, come vedremo dopo, la parte di generazione dell'UDI. Quindi andiamo a configurare esattamente quali sono, come è fatto il barcode UDI, ma semplicemente con multi-code data formatting io vado a creare una regola vera e propria. Molto molto semplicemente, qui vi è anche un how-to che spiega come fare, ma molto molto semplicemente io posso dare una regola direttamente qui al mio menu, facciamo test 2, test 1, tipologia di barcode, su quali barcode io voglio applicare questa regola, cliccandoci sopra lui mi sposta i barcode che voglio utilizzare per questa regola, normalmente si lascia tutti piuttosto che il barcode che io voglio utilizzare. Nel criteria, qui è un pochettino più difficile perché vado a dire quali sono le tipologie di barcode che io voglio decodificare in quel momento. L'MDF dà la possibilità di leggere più barcode contemporaneamente, quindi in questo caso io posso dirgli che il mio barcode può essere uguale oppure può essere fino a grande A piuttosto che più grande D. Quindi io posso fare una serie di filtri che mi danno modo di selezionare esattamente il mio barcode all'interno di altri barcode, in modo tale che possa essere riconosciuto e decodificato. Quindi se io ho, ad esempio, un layout con più barcode posizionati su questa etichetta e ne voglio fare la decodifica, io posso dire che all'interno, ad esempio, della mia etichetta vi sono due EAN 13 piuttosto che un interleave 2D5 e in questo caso devo essere sicuro di decodificare questi tre barcode, ma devo essere sicuro che anche il mio lettore riconosca questa etichetta. Riconoscendo questa etichetta, lui sa che se ha un interleave 2D5 lungo 13 piuttosto che lungo 20 che parte con un numero particolare e finisce con un altro, io posso andare a creare una tipologia di regola che fa modo che il mio scanner, riconoscendo questo barcode, riconoscendo gli altri all'interno, mi faccia la decodifica multipla dell'etichetta. Ad esempio, vi faccio vedere un test che avevo fatto qualche tempo fa con un farmaceutico, ad esempio, dove si andavano a leggere più barcode con uno shot solo. Ecco,
Vediamo se non lo trovo perché stava facendo dei test. Andiamo a vedere qui. Dentro il data, modify data, ecco, premetto, è molto interessante questa parte dove questo appiccettino che c'è alla fine di ogni menu vuol dire che quel menu è stato modificato. Quindi in questo caso avete la certezza di andare a vedere soltanto nei menu che sono stati laddove è stata fatta una modifica. Se io faccio qui View Edit, questa è una regola non neanche troppo complessa, dove io gli vado a dire che se trovo un'etichetta con all'interno qualsiasi, diciamo così, qualsiasi barcode che abbia un data matrix, un EAN 13 e un EAN 8, che hanno una configurazione con una lunghezza pari a un certo valore, tutti questi barcode, che sono praticamente 5, vengono decodificati e inviati allo stesso momento quando faccio la lettura, dando anche naturalmente una sequenza. Quindi leggi prima il matrix, leggi poi l'interleave 2 di 5, leggi poi l'EAN 13 e poi metti all'interno tra i due barcode, ad esempio un enter, un tab e così via. Molto molto semplice per fare questo tipo di attività. Come ad esempio qua esistono tre codici 39, però nel criteria devono essere uguali a 5, quindi il primo deve essere uguale a 5, il secondo deve essere uguale a 12, a 10, scusate, quindi uguale a 10, e il terzo deve essere uguale, scusate, ho sbagliato, deve essere uguale a 16. Quindi tre barcode diversi uno dall'altro, che però hanno delle lunghezze variabili, e l'importante è che abbiano appunto queste tre lunghezze. E io in questo modo sono sicuro di leggere quel barcode, quei tre barcode, e inviarli con ad esempio send all that remain, quindi vuol dire che se invia tutti i caratteri, invia il primo, invia il secondo ed invia il terzo. Vediamo questo. Bene. Load existing configuration file. Questo è molto molto semplice perché comunque lo dice anche la frase, qui io posso scaricare nel mio repository una serie di salvataggi, lasciatemi dire così, di configurazioni direttamente sullo scanner stesso. Clone modify, questo mi dà modo di verificare negli scanner che ho collegato, quindi prendo il mio lettore di codice a barre, lo connetto al mio PC e poi seleziono il lettore barcode su cui io voglio verificare come è configurato. Una volta collegato sul mio sistema, mi basta cliccarci sopra, lui va a chiedere allo scanner come è configurato e da qui io vedo, in questo caso il mio scanner non era configurato con niente diverso dal settefold, vado a vedere com'è la configurazione, in modo tale che la possa clonare, salvare o andare a vedere come è stato configurato precedentemente. Update scanner firmware, questo lo dice chiaramente, il firmware per l'aggiornamento degli scanner vengono prelevati da un nostro repository, quindi ad ogni partenza di un 2-3 scan, il 1-2-3 scan va a vedere se ci sono degli aggiornamenti firmware oppure di profili. E in questo caso, se io voglio aggiornare il mio scanner, ad esempio il CR8178, ci clicco sopra, posso andare a vedere la data e la versione di firmware. Scusate, sbagliato forse. Update firmware. Lui mi fa vedere la data in cui è stato creato questo firmware. Diciamo che non ci sono particolari novità. Questo è Existing Release 038, che è una versione successiva che si chiama la 039. Io quindi posso fare l'aggiornamento di questo firmware all'ultima versione, verificando anche qua sulla destra quello che è stato fatto, i bug fixing che sono stati apportati o anche gli aggiornamenti e i miglioramenti, diciamo così, sul firmware stesso. Posso selezionare anche un altro firmware. Posso andare a vedere nella mia memoria del mio PC quali altri firmware ho a disposizione, ma anche altri che sono già stati
dismessi, diciamo così, e non utilizzati. Questo mi dà modo anche di caricare firmware ad hoc, quindi con delle particolari modifiche, magari che provengono da un custom product. Noi possiamo fare custom product sulla gestione dei barcode stessi, e quindi se la business unit vi crea un firmware ad hoc per una particolare applicazione, può essere caricato direttamente in questo modo. Quindi io qui ho tre possibilità: fare l'aggiornamento del firmware tenendo tutta la configurazione dello scanner invariato, portando l'asset default, oppure caricare, fare l'aggiornamento del firmware e poi caricare un altro setting. Quindi questo è quello che può fare direttamente con l'aggiornamento firmware dello scanner stesso. Posso fare l'aggiornamento firmware anche di uno scanner Bluetooth, ad esempio con l'RS 5100. Mi basta abbinarlo al mio PC e automaticamente questo scanner verrà visualizzato nella lista e io da lì faccio l'aggiornamento del firmware. Bene. Questo è un po' quello che fa l'123 scan. Ci sono domande in questo caso? Così io proseguo poi con la presentazione, andandovi a far vedere la parte di UDI. Allora, per adesso non vedo domande, quindi penso che puoi andare avanti, Alberto, se vuoi. Sì, allora, aspetta un attimo che devo spostare questa cosa, altrimenti non vedo. Bene. Parliamo un po' di UDI. Non so chi di voi l'ha sentito o ne ha avuto modo di avere a che fare per le loro applicazioni o per la loro attività. Unique Device Identification è uno standard che è stato implementato da poco, ormai è mandatory, quindi è già in opera sui dispositivi elettromedicali, ma non solo, perché può essere utilizzato anche in antiambientazioni per andare a identificare esattamente il tipo di dispositivo. In questo barcode che poi viene modificato ed è univoco per ogni strumento, ha una particolarità, che ogni parte di questo barcode fa riferimento a una particolare voce di scadenza, piuttosto che di lotto, piuttosto che di serial number, piuttosto che expiration date, piuttosto che device identification e così via. Quindi immaginate un barcode con una serie di group separator all'interno che fanno riferimento a una particolare voce. Quindi ne esistono di più, ne esistono abbastanza, ne esistono ben tre, a secondo poi della tipologia di prodotto su cui viene applicato. Quindi vi è una parte di UDI scan che è stata certificata dal GS1, HDDC e CCDMA, che sono gli standard appunto a cui questi barcode si debbano attenere, la parte di GS1 standard e la parte di Blood Parse Plus, che si chiama ISTB 128. Quindi all'interno, ad esempio alle placche, alle sacche di sangue, vi sarà un'etichetta con un barcode particolare formattato con una serie di informazioni che fanno riferimento alla data di scadenza, al numero di lotto e così via. Voi mi direte, beh certo, io posso farlo già con il group separator e così via. Sì, però diventa molto difficile da gestire, perché cambiano le lunghezze, cambiano le posizioni e non tutti i barcode sono posizionati, non tutti i campi di barcode variabili sono posizionati allo stesso tempo. Lo stesso modo, ossia all'inizio del barcode potrebbe esserci il serial number, come potrebbe esserci l'expiration date, e questo può essere spostato all'interno di questo barcode. Quindi diventa un pochettino laborioso andare a intercettare la parte di group separator e andare a vedere esattamente quello che vi è all'interno. Quindi, come vediamo un attimino qui, le tipologie di barcode e al numero, diciamo così, di dati e informazioni che vi è all'interno, il GS1 è quello più utilizzato nel nostro paese, assieme all'HIBBC, che è quello UDI, che può essere utilizzato anche per altre attività. Come vedete, all'interno del barcode, in questo caso, non vi sono particolari menu, possono esserci più gruppi in modo tale da poter estrapolare le informazioni che si hanno bisogno. Dove vengono applicati questi barcode? Vengono applicati sulla parte elettromedicali, protesi e altre cose, ma anche sugli strumenti che vengono normalmente
utilizzati per fare radiografie, per fare ecografie, per fare, potrebbe essere anche una TAC, potrebbe essere qualsiasi cosa che abbia una data di scadenza e che abbia un numero di lotto. E normalmente, appunto, come vengono visti, come ad esempio la forbice che viene visualizzata in alto a destra, vi è questo barcode con all'interno due informazioni che fanno riferimento al seriale e al lotto, ad esempio. Fanno un po' impressione queste immagini, però comunque è quello per il quale è stato creato questa tipologia di barcode. Gli scanner che supportano questa tipologia di decodifica sono molteplici, normalmente quelle di fascia alta, perché hanno un encoding e una memoria che gli permette di andare a gestire appunto questo tipo di informazioni. Qui vediamo ad esempio un esempio di label con all'interno una serie di informazioni che possono essere estrapolate o lette contemporaneamente con uno shot solo direttamente dall'elettrode di codice a barra. Il parsing, come dicevo, non è soltanto per la parte del care, potrebbe essere anche per la logistica del fresco, potrebbe essere per qualsiasi cosa che abbia bisogno di essere controllato a livello di lotto e di scadenza. Anche qui i lettori, naturalmente, per la parte fresco così, potrebbero essere quelli un pochettino più rugged, quelli che resistono ad esempio a cadute o a sbalzi di temperatura. Quello un pochettino più complesso, diciamo così, è quello sulla parte di sacchette del sangue. Come vedete qui, più barcode che possono essere decodificate con uno shot solo. Però con quale criterio? Con quale sequenza? La sequenza ve lo dice l'applicazione stessa, perché se il cliente vi dice: guarda, io ho bisogno di vedere il blood type come seconda battuta e poi un tab e poi il product code e poi mettere un tab, l'expiration date che è l'ultimo, poi metto un enter, ecco, qui vado a popolare l'MDF, come vi dicevo prima, dove a seconda della tipologia del barcode io vado a dargli una specie di filtro dove gli dico: guarda, la parte di data me lo dai come terza battuta, la prima l'identification della sacca, poi il tipo di sangue, quindi AB positivo, così, che sarà all'interno di un codice a barre, e poi il product date e così via, product code, li metto uno dietro l'altro, praticamente costruisco la mia label e l'output che devo raggiungere. Anche qui i lettori di codice a barre non sono sicuramente la 2208, 2278, è vero, è un lettore molto aggressivo, ma non ha la capacità di elaborazione dati, quindi devo partire per forza da una 4003 o da 9003 o una 36. Quello che vi dicevo, appunto, un esempio dell'UDI, come vedete, è il barcode può essere suddiviso in molteplici gruppi. Questi gruppi non è detto che siano in questa sequenza, quindi anche utilizzare un normale group separator, andare a intercettare il group separator, diventa molto laborioso per la pistola. Quindi il lettore deve avere una sua intelligenza stessa, deve avere una serie, una configurazione che gli dà modo di identificare che se il barcode comincia con un group separator con 01 è il device identification. Questo è sempre così, quindi lo 01 non può essere l'expiration date, è comunque sempre il device identification. Se parte col 17 è l'expiration date e così via. Questi valori sono a norme, quindi sono di default. Quindi non possono essere modificate, perché appunto l'ODI premette una certa rigidità nella decodifica, appunto, dei campi all'interno di questo barcode. E questo barcode lo troviamo un po' dappertutto. Qui io ho preso alcune foto di alcuni prodotti che vanno dalle fiale, che vanno a parti di protesi, che vanno a cuffie, che vanno a mascherine, qualsiasi cosa, potrebbero essere da siringhe e così via. Diventa poi problematico andarlo a leggere con un lettore 2D standard. Io in questo caso sono in grado di leggere questi barcode con uno shot solo e metterli in sequenza come vuole il cliente, ossia come vuole l'applicazione, come li vuole digerire l'applicazione. E questo è molto comodo, perché mi evita di leggere barcode sbagliati, mi evita di inserire dati che non sono corretti, e come sapete, come potete immaginarvi, questa parte, essendo è molto molto importante, deve essere fatta correttamente, tutti i dati devono essere inseriti in maniera corretta.
La configurazione di questo scanner è molto molto semplice, molto molto semplice, perché mi basta collegare il mio scanner, entrare nel 123 configuration, aprire l'UDI e andare a configurare il mio barcode. Quindi andare a prendere tutti questi campi, mettendoli in sequenza e poi inserirli nel mio, nella mia regola dell'UDI. Verifico prima di tutto la versione del firmware, caricandogli l'ultima, magari perché magari quelle, gli scanner vecchi, quindi gli scanner con magari un firmware che hanno 4-5 anni, non hanno sicuramente l'abilitazione a leggere questo tipo di barcode che è appena uscito. In questo caso poi vado a selezionare la mia tipologia di barcode che devo andare a decodificare, quindi lo vado a selezionare o lo vado a disabilitare, perché più barcode io disabilito sul mio scanner, più veloce è la decodifica, perché naturalmente deve fare un check su una lista di barcode molto molto più limitata, quindi il mio lettore diventa un pochettino più veloce. Seleziono la mia parte di UDI GS1 label e poi vado a configurare pian pianino quelli che sono, come vedete, i menu. Quindi tutta la parte di group separator, tutta la parte di menu lo vado a inserire nel mio folder, diciamo così, step by step della decodifica dell'invio del barcode. Quindi device identifier, poi mando un tab, batch lotto, poi mando un altro tab, expiration date, mando l'enter e così via. Posso andare anche a modificare l'expiration date Italia piuttosto che inglese e così via, americana, in modo tale che mi dia l'output corretto. Questo lo posso fare anche con il Data Wedge, perché anche il Data Wedge sui dispositivi, sui terminali, dia la possibilità di selezionare, dare una sequenza corretta dell'output di lettura. E questo lo faccio su tutti i terminali, non c'è una particolare licenza da utilizzare per questo tipo di attività. Domande particolari, così ritorno un attimino sull'123 scan. Andiamo ad esempio a vedere 8108, standard model. Alberto, vedo che non ci sono domande per il momento. Faccio vedere ad esempio UDI parsing. View. Ok, ecco qui. Come vedete, qui vi dà un breve suggerimento di quello che normalmente si fa. Se io abilito l'UDI parsing, io posso spostare il mio menu in alto, in basso, a secondo di come lo voglio inviare. Posso anche aggiungere, ok, e poi aggiungere una funzione che può essere il tab, l'enter, l'enter. Adesso qui le sto aggiungendo così a caso, però la formazione, diciamo così, di questo barcode, ossia come lo voglio inviare, è molto semplice, perché io voglio mettere ad esempio il device identifier come primo, poi aggiungere un simbolo, piuttosto che potrebbe essere un numero, posso fare una serie di cose, veramente tante. Nuovamente si mette ad esempio, non so, posso mettere il tab e mi basta cliccare due volte, oppure facendo il drag and drop direttamente dal menu. Device identifier, poi posso aggiungere ad esempio il serial number e qui anche in questa parte aggiungere ad esempio un tab e così via. Una volta che ho fatto la mia configurazione, che salvo la mia configurazione, posso andare a caricarlo sullo scanner. Come vedete qui nel Modify Data è comparsa un apicetto, che vuol dire che qualcosa è stato modificato sulla configurazione del mio scanner, e qui ho molteplici possibilità. Posso salvare i parametri su un file che mi rimarrà sul PC, o posso anche inviarlo direttamente al cliente. Posso fare le mail barcode, quindi già mi crea tramite la mia mail, i barcode da andare a leggere per questa configurazione, oppure fare il print barcode. E in questo caso, questo barcode andrà letto con uno shot solo, fino a 7 sono più barcode, dove il mio lettore, una volta leggendo questi barcode qua, si autoconfigurerà per poter dare l'opzione quindi della parte di UDI. Attenzione, molto molto importante, che questa parte in alto vi descrive quello che farà
leggendo il barcode, e se voi aggiungete un parametro ad una configurazione già esistente sullo scanner, ricordatevi di deflegare questa parte, perché start programming barcode with sect factory default vuol dire che ogni volta che voi leggete una configurazione creata da un 2-3 scan, lui preventivamente cancella tutto quello che vi è sullo scanner. Quindi se il lettore di codice barre ha già una regola sua, ma voi volete, lasciatemi dire, aggiungere qualche cosa, ricordatevi di togliere questa voce, perché altrimenti aggiungete una nuova regola, ma cancella quella precedente. Quindi fa un erase preventivo e poi applica la nuova regola. Se invece volete fare in modo di avere una configurazione dove dico ok, io faccio una configurazione ma è totale, questa configurazione deve essere l'unica configurazione che vi è sul mio lettore, non faccio altro che attivare questa voce. Lui nel barcode, quando vado a leggere questi barcode in sequenza, potrebbe essere il 2, poi il 3, poi il 4 e così via, mi fa fare un factory default al lettore. Perfetto, Alberto, se vuoi abbiamo una domanda che sì, però è relativa ai TC25, quindi TC25 non so che versioni di Data Wedge supportino come ultima versione, quindi non so se abbiano questa funzionalità inserita nel Data Wedge, ma comunque se appunto dal Data Wedge è possibile identificare i vari tag di un barcode, quindi sarebbero gli application identifier, e gestire appunto l'ordine di questi application identifier indipendentemente da come siano posizionati nel codice. Io direi proprio di sì, è quello che diceva, che spiegava Alberto. Sì, TC25 è stato dismesso un po' di tempo fa, non so se abbiano già applicato sul Data Wedge questo tipo di applicazione, ma non bisognerebbe andare a vedere, ormai è un po' che non esatto, ci metto più le mani. Sì. Però io posso farlo dal mio lettore, nel senso che se il mio data, il mio, scusate, un 2-3 scan è in grado di poter fare delle attività, come vi dicevo prima, anche di check del barcode. Quindi se io rifaccio il passaggio, una volta che io ho collegato uno scanner al mio 1-2-3 scan e clicco sopra la parte CR, quindi cradle, non sul lettore perché altrimenti vi dice che non è in grado, e poi vado a vedere, ad esempio, posso fare un test di lettura del barcode, ad esempio, vediamo un attimino se riesco a fare una cosa del genere. Aspettate un attimo, dobbiamo leggere un barcode. Come vediamo qui, questo è un barcode letto. Lui sa che 01 avrà un massimo di 14 caratteri. Quindi dopo lo 01 ci saranno 14 caratteri. Alla fine del 14esimo carattere vi è un altro group separator che si chiama 17, che avrà altri caratteri. Normalmente sono 6 caratteri, che sono la data di scadenza, e poi un 10 che rappresenta l'altro seriale. Quindi qui non vediamo un vero e proprio group separator, non vediamo un vero GS1, tanto per intenderci, ma vediamo un UDI. Quindi questo GS1 128, che è il barcode UDI, è suddiviso in questo caso. Quindi partendo con 01, se fosse partito con 17 piuttosto che con 10, l'avrebbe visto, e quindi avrebbe fatto la suddivisione dei vari caratteri. Io non ho fatto una regola su questo particolare barcode, quindi lui non mi va a capo, non mi dà praticamente nessun tipo di altra funzionalità. Questo è quello che vedo dal mio barcode, quindi da quello che ho all'interno del barcode stesso. Vediamo un po'. Questo ad esempio è un altro barcode, un altro code 128, non ha caratteri particolari, non ha, come si dice, caratteri GS1 all'interno del barcode stesso. Fatemi andare a vedere se riesco a trovare un barcode con... con
un group separator. Un attimo. Ad esempio, questo barcode che ho letto mi dice che è un GS1 128 e che ha un group separator alla fine, che in questo caso è un 37, che è visibile solo perché io ho selezionato show non printable character. Quindi quando io lo rimuovo mi fa il quadratino che mi fa identificare che qualcosa vi è in questo interno. Se io abilito la parte di group separator, mi fa vedere che c'è un carattere in questa posizione. Ma anche se, ad esempio, io aggiungo un enter alla fine del barcode. Se io vado a rileggere, questa qua in questo caso non me lo fa vedere perché non l'ho aggiunto, mi dovrebbe far vedere qui che c'è un barcode, che c'è, scusate, un carattere che mi dà un enter key. Infatti qua non c'è la line feed alla fine del barcode. Domande? Perfetto. Non vedo altre domande. Vediamo se ne trovo qualcun altro. Ad esempio in questo ve ne sono esattamente due nello stesso barcode. Sto leggendo barcode che ho trovato su internet, quindi barcode standard. Sto leggendo da schermo e così via. Questo è un sistema per andare a vedere all'interno del barcode cosa c'è. Io poi da qui, posso andare anche con dei lettori, con telecamere un pochettino aggressive, quindi come potrebbe essere l'8178 o il CS, posso andare a verificare come il lettore vede il barcode stesso. Sì, non vi siete mai chiesti, io provo a leggere un barcode, ma come faccio a vedere se c'è una riflessione? Perché non mi viene decodificato il barcode? Perché non riesco a fare la lettura di questo barcode? Lo faccio tramite un'opzione che mi va a fotografare il barcode in modo tale che io veda direttamente dal mio, dal mio lettore cosa sta vedendo lo scanner, come l'ottica vede il barcode stesso. Clicco sul mio scanner, faccio il mio image viewer, cerco di leggere il barcode, lui mi cattura un'immagine e mi fa vedere come vede il barcode stesso e quindi come sta cercando di codificare il barcode che sto inquadrando. Adesso lo provo a fare su una bottiglietta, sempre utilizzando il mio lettore di codice barre. Vedete che il barcode viene catturato, viene fotografato, e da qui riuscite a capire se magari ha un riflesso o ha qualcosa che gli impedisce di essere fotografato correttamente. Posso anche catturare immagini normali, posso anche farmi una fotografia, farmi un selfie, certo non sono proprio il massimo della fotogenicità, però è quello che riesco a fare con questi lettori. Domande? Andrea? Vediamo. No, nel senso c'è un argomento che magari seguiremo in un secondo momento, sempre legato a questa funzionalità. L'idea è proprio quella di gestire i codici del GS1, quindi tutti gli application identifier all'interno di un GS1 in maniera separata, quindi posso decidere se all'interno di un GS1, quindi un codice che rispetta quelle specifiche date dal GS1, posso appunto suddividere il barcode indipendentemente dal fatto che ci siano un gruppo separato o meno all'interno tramite gli application identifier che sono parte integrante appunto del GS1. Sì, lo caricheremo anche su YouTube, quindi ci sarà disponibile. Sì. Queste informazioni le trovate normalmente anche su internet, quindi non è un grosso problema. Questi sono gli standard, quindi l'unica cosa da andare a verificare quando fate una decodifica di questo barcode è capire quali campi servono per
per quali, per l'applicazione. Quindi se l'applicazione voleva avere come primo, come prima informazione il serial number, nella regola andrà decodificato come, prime, come prima cosa il serial number. E così via, poi mettendo il tab e così via. Una volta fatto questo, la mia regola è pronta e può essere distribuita sullo scanner stesso. E quindi, ritornando sull'123 scanna, in questa parte qui, dove io vado a creare la mia regola, ho sbagliato, create new configuration file, io dico che è connesso al mio scanner, quindi ritorno e rientro nel mio lettore, modify data, program complex, perché è una programmazione complessa, vado su DI, faccio view edit, in questo caso poi posso abilitare la mia GS1 UDI e qui dire, come vi dicevo prima, ad esempio serial number, quindi qui cancello tutto, il serial number è questo, quindi come prima cosa leggerò il serial number che comincia con 21, anche qui vengono poi descritti, poi voglio mettere un tab e ci clicco due volte o lo trascino a seconda di quello che ho bisogno, poi voglio mettere il manufacturing product, metto manufacturing product e così via. Posso anche fare la formattazione, quindi come vedete qui posso selezionare la modalità poi di invio o di decodifica della data di scadenza, data di manufacturing e così via. E poi possiamo mettere altre cose, perché qui come vedete c'è una veramente, ci sono tutti i codici che fanno riferimento alla formattazione del barcode. Alcuni qua vengono messi quelli più utilizzati, però ci sono qua nelle old field, c'è l'SCC, c'è il device identifier, il continent, il due date, queste cose qua. E io qui posso inserire, ad esempio, vediamo se me lo fa inserire, anche in mezzo, anche quando io ho selezionato quello che ho bisogno di codificare, posso inserire la funzione di quello che mi deve fare il lettore barcode. Questa poi è la sequenza dei dati con cui, lasciatemi dire così, verranno trasmessi al sistema le informazioni. Se questo output è troppo veloce, io posso anche inserire una pausa, perché magari il mio sistema ha bisogno di inserire il primo campo per aspettare un attimino, inserire il secondo campo e aspettare un attimino, io poi gli posso dire in secondi, in millisecondi, quanto deve aspettare prima di inviare il secondo dato. Quindi io posso far inviare il primo, aspettare un millisecondo, inviare il secondo e così via. Questo lì è un pochettino dappertutto in tutte le configurazioni in wait. Bene, perfetto. Siamo arrivati alla fine. Sì. Se avete bisogno di ulteriori info. Ci sono altre domande, Andrea? No, non c'è altre domande. Quindi se vuoi possiamo salutare. Signori, è stato un piacere. Grazie Andrea del supporto e a breve riceverete un ulteriore invito per un altro webinar che decideremo a breve quello da svolgere, anche dipendentemente dagli impegni di altri colleghi che svolgeranno assieme a noi ulteriori temi. Perfetto, bene. Grazie a tutti. Andrea, ti saluto, grazie a tutti. Buon proseguimento, buona giornata e buona a tutti. Settimana. Ciao.